quinta colonna con Zaia e Gelmini, Piazza Pulita con Richetti e De Bortoli. Appuntamento questa sera con i talk show del giovedì, quinta colonna su Rete 4 e Piazza Pulita sulla 7. Dopo le elezioni di domenica 4 marzo, in attesa della decisione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al centro dei due programmi ci saranno proprio i futuri scenari politici. Vediamo dunque più nel dettaglio quali saranno gli argomenti trattati e gli ospiti presenti in studio. Iniziamo da Quinta Colonna, in onda su Rete 4 dalle 21.15. Paolo Del Debbio aprirà la puntata con un'intervista a Luca Zaia, governatore del Veneto ed esponente di spicco della Lega. Archiviata l'intervista, si passerà quindi al dibattito. La puntata verterà sulle alleanze tra partiti per la formazione del nuovo governo, per poi concentrarsi sui cittadini e su temi che esulano dall'attualità politica ma, comunque, ad essa collegati, pensioni e di povertà, attraverso il contributo di storie personali e della voce delle piazze. Prenderanno parte al dibattito Maria Stella Gelmini, PD, Alessia Morani, PD, Daniela Santanchè, FLI, Giancarlo Giorgetti, Lega, e Gianfranco Librandi, PD. Spostiamoci ora sulla 7, Rete, dove Corrado Formigli conduce Piazza Pulita. A partire dalle 21.10, il giornalista analizzerà lo scenario dopo le elezioni, i possibili accordi tra partiti per formare il governo, la crescita del Movimento 5 Stelle e della Lega, il crollo del Partito Democratico, il Sud Italia dove i 5 Stelle hanno raccolto consensi. Questi gli ospiti che interverranno in trasmissione nel corso della serata: Matteo Richetti, PD, l'editorialista del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli, il presidente del Fatto Quotidiano Antonio Padellaro, la conduttrice di Al Zira Barbara Serra, il vice direttore dell'Huffington Post Alessandro De Angelis, il vice direttore del Fatto Quotidiano Stefano Feltri, l'imprenditore Ernesto Preatoni, il sociologo Domenico De Masi, il costituzionalista Michele Ainis e Stefano Massini. Piazza Pulita è un programma prodotto da Magnolia per la 7, scritto da Corrado Formigli, Davide Bandiera, Mariano Cirino, Alessandra Frigo, Gemma Montinaro e Vittorio Zincone. Il produttore Magnolia è Arianna Candeloro, curatore per la 7, Francesco Del Gratta, la regia è di Fabio Calvi. I due programmi possono essere seguiti in diretta streaming, rispettivamente su Mediaset.it e La7.it. In entrambi i siti in alter, è possibile rivedere la puntata on demand. Per commentare su Twitter, GLI hashtag ufficiali sono GLI omonimi.